Siamo sulle Dolomiti di Brenta, patrimonio UNESCO, per una nuova sfida in sella ad una bici fuoristrada, un affascinante tour per amanti delle ruote artigliate dell'avventura. Siamo all'edizione della ripartenza per la Dolomitica Brenta Bike, settima edizione per la precisione, per la gara che si disputa nell'Alta Val Rendena. Qui vediamo alcuni dei paesaggi della zona che ospita per l'appunto la Dolomitica Brenta Bike. La prova è valida come seconda tappa del Challenge Trentino delle ruote grasse, e quello che si aspettano atlete ed atleti è prima di tutto una bella giornata di sole, oltre che di emozioni. La giornata di sole c'è, allora ben trovati a tutti per questa sintesi della Dolomitica Brenta Bike dal sottoscritto Gianfranco Minicase, qui al mio fianco Alessandro Forni, che ancora una volta mi tiene compagnia per raccontarvi, gentili telespettatori, quanto accaduto in questa gara che dal punto di vista paesaggistico è davvero spettacolare. Ciao Alessandro! Buongiorno a tutti, sì, finalmente siamo tornati anche in Val Rendena, a una sola settimana di distanza dalla 100 km di Forti, prima prova del Trentino Mountain Bike. Eccoci qua, allora, qui siamo già sulla linea di partenza, la via nella pineta vicino al biolago di Pinzolo. Per questa gara si sono presentati oltre 500 bikers, tra i concorrenti schierati anche Claudia Peretti e Andrea Righettini, ovvero i vincitori dell'ultima edizione della prova, quella andata in scena nel 2019. Nel 2020 ovviamente si è fermato tutto a causa del Covid, si è fermata anche la mountain bike, quindi niente da fare. Qui vediamo proprio i preparativi sulla linea di partenza per il via di questa Dolomitica Brenta Bike. Ci siamo, ormai è tutto pronto, Alessandro. Sì, una mattinata veramente ideale per partire, perché la giornata di sole, ma una temperatura non con un caldo asfissiante, diciamo, anche se sono solo le 9 la mattina. E sicuramente rispetto a qualche edizione precedente dove un nubifragio aveva addirittura fatto togliere il percorso marathon, oggi non ci possiamo lamentare con noi corridori. Si aspettavano, come dicevo, gli atleti e le atlete una giornata di sole, la giornata di sole c'è, quindi, come dicevi tu, temperature anche giuste per correre. Qui le immagini intanto dall'alto della partenza a Pinzolo, immagini girate con la telecamera posta sull'elicottero, che, come diciamo sempre, valorizza anche quello che è il territorio che ospita la gara. La Dolomitica Brenta Bike ha comportato comunque un grande lavoro per il comitato organizzatore. Ricordiamo che solo poche settimane fa il Graffer, ai 2200 metri del Grosste, che è anche il punto più alto di questa gara, c'era ancora la neve che è stata rimossa anche grazie all'ausilio dei Gatti delle Nevi e grazie al lavoro di tanti volontari che, come sempre, rendono possibili queste gare. Ancora le immagini dall'alto, questa curva per quanto riguarda le prime fasi della gara. Qui siamo su asfalto, Alessandro, poi si comincia con gli sterrati e i single track. Sì, abbiamo visto che c'è un tratto a velocità controllata attraverso il paese di Pinzolo, sempre su asfalto, e poi come si svolta a destra, però in questa curva che si vedeva benissimo dall'alto, si aprono le danze, diciamo, perché incomincia subito una salita di oltre 20 minuti anche per i primi, e dove le pendenze sono decisamente sostenute. E dopo circa un quarto d'ora di salita si passa sullo sterrato, e sicuramente il ritmo che ho visto quest'anno è stato veramente indiavolato, devo dire. E intanto qui vediamo nell'ordine Righettini, Tony Longo e Kevin Fantinato, che inseguono un battistrada che è, lo vediamo, Jacopo Billi al momento, e lui che è partito a tutta e che sta cercando di portarsi il più avanti possibile, di scavare un buco rispetto a questi tre che, ricordiamo, sono Andrea Righettini, Tony Longo e Kevin Fantinato, che al momento inseguono Jacopo Billi. Vedremo come andranno le cose. Siamo solo, come dire, Alessandro, alle schermaglie iniziali per quanto riguarda questa settima edizione della Dolomitica Brenta Bike. Sì, sicuramente, qui siamo comunque già nella seconda salita, quella che porta a Madonna di Campiglio, proprio si sbuca in paese, diciamo, e una salita molto varia, con dei tratti molto ripidi, ma anche dei tratti dove si può un attimo rifiatare.
E sicuramente questa è una marathon un po' atipica perché ha uno sviluppo relativamente breve, 60 km, un dislivello comunque importante e si incentra tutta sulla salita al Grafer, che pur non essendo continua, perché vediamo anche qui, siamo proprio a Madonna di Campiglio, ci sono dei tratti in cui si scende anche con qualche single track o con qualche tratto proprio di relax come questo, dove si può, dove c'è anche posto il primo rifornimento idrico, però questo porta gli atleti forse a partire con un ritmo non da marathon, ecco, ma più veloce sicuramente. Sì, tu ricordavi il percorso, in realtà i tracciati sono più d'uno, c'è il marathon che è quello che stiamo seguendo, ovviamente 62 km e 2200 metri di dislivello, il percorso che porta per l'appunto sulle vette fino al rifugio Grafer sul Grostea, oltre 2200 metri per quanto riguarda il marathon. Intanto qua Righettini e Longo, il tracciato race di 44 km e 1400 metri di dislivello, un percorso veloce con passaggio a Madonna di Campiglio, e poi anche previsto un percorso ride di 31 km e 1050 metri di dislivello con salite e discese anche in parte inedite. Nel pomeriggio prima della vigilia, prima della gara, si è svolta anche la Dolomini, una competizione per i bikers, come dire, alle prime armi su un percorso ad anello, quello tra le strade di Pinzolo. E qui immagini dall'alto sulla battistrada Jacopo Billi, il tratto sterrato di cui parlavi prima, Alessandro. Sì, verso lo Spinale, qui si fa veramente sul serio perché questa è una salita micidiale, non lunghissima ma con pendenze importanti e continue. Quest'anno per fortuna il fondo, pur essendo sterrato, era molto compatto e questo è stato, a mio modo di vedere, un grande aiuto per tutti, in quanto ogni tanto ci si poteva anche alzare in piedi e far riposare la schiena. Jacopo Billi dunque in testa al momento su dal Lee Coogan MTB Racing Team, davanti a Righettini Olympia Factory Team e al compagno di squadra Tony Longo. Dunque questo è il momentaneo podio, ma manca ancora molto per questa gara. Ricordiamo che siamo una terra di sci, ma che negli ultimi anni è diventata anche terra di bici, lo dimostra anche il matrimonio, se così possiamo definirlo, tra la Dolomitica Brenta Bike con l'altro evento clou di Pinzolo Madonna di Campiglio, la Top Dolomites di Francesco Moser, in programma, lo ricordiamo, nelle giornate del 27, 28 e 29 agosto. Top Dolomite che avevamo seguito nella prima edizione anche in sintesi proprio con le telecamere di Rai Sport, una giornata allora molto sfortunata, tanto che a settembre, erano i primi di settembre, a Madonna di Campiglio proprio in paese nevicava, grande freddo per gli atleti per quella edizione, per quella prima edizione della Top Dolomites. Alessandro, qui dove siamo? Sì, io c'ero anche in quell'edizione e devo te dire la ricordi, che è stata fredda anche in quel caso. Il percorso è stato accorciato, anche se magari appunto proprio nella parte più calda, perché si è tolto il tratto in cui si scendeva verso il lago di Garda. E quest'oggi appunto vediamo che problemi non ce ne sono, anzi il tempo continua ad essere perfetto, e ecco, questo è l'ultimissimo pezzo tecnico prima proprio di salire allo Spinale, come dicevo prima, e da qui in poi è proprio forse la salita, e qua si vede anche dalle immagini, la no? salita che più ci importante fanno, di ci fanno questa capire. Salita sì, qua è veramente dura. Allora, salita verso lo Spinale, la situazione rimane invariata con Jacopo Billi che sembra consolidare la sua leadership, ma dietro ci sono Righettini, Terzo e Longo. Vedremo se riusciranno i due a rientrare, riusciranno i due a colmare il gap con Jacopo Billi, che al momento sembra andare piuttosto bene, Alessandro. Grande agilità, ottimo ritmo, perché qua magari a volte le immagini ingannano, soprattutto nella mountain bike, però stiamo pedalando su una salita con una pendenza media
superiore al 10% sicuramente, ma con più punte del 15-20% piuttosto frequenti. E arriva Longo e lì poco più avanti c'è Righettini, quindi Righettini che in questo momento si gira proprio per controllare, lo ricordiamo, Andrea Righettini da Brentonico, anche lui un trentino, così come Tony Longo del Primiero, un atleta davvero che ha fatto tantissimo. Ricordiamo che Tony Longo a partire dal 2002 ha partecipato in varie discipline a 15 mondiali e già questo insomma ci dice delle capacità dell'atleta. Poi qui altri inseguitori di questa Dolomitica Brenta Bike, nata nel 2014, ha subito riscosso, come dire, il favore degli appassionati delle ruote grasse grazie ad una serie di ingredienti che la rendono particolare, che la rendono unica, i percorsi di gara di diversa difficoltà tra strade forestali, sterrati, single trail, il livello tecnico e non ultimo ovviamente Alessandro lo scenario naturale che fa da sfondo a questa gara. Intanto ancora Jacopo Billi in testa a questa Dolomitica Brenta Bike edizione 2021. Sì, sicuramente il contesto soprattutto da qui in poi diventa superlativo. Per chi corre, per chi punta risultato, ovviamente si può alzare poco lo sguardo per guardarsi intorno, però comunque i cannaloni del Brenta innevati a fine giugno sono veramente un piacere anche per chi ama la montagna, per chi ama soprattutto come me anche lo sci alpinismo, e speriamo appunto che non sia un'eccezione questo inverno particolarmente nevoso, ma che si ripeta anche per il prossimo, dici? Ce n'è proprio bisogno. Dal punto di vista agonistico dello sci alpinismo, purtroppo le gare sono state pochissime perché non causa Covid, solo le manifestazioni nazionali sono state autorizzate. A proposito, appunto, vedo sempre appunto Righettini in grande spolvero, perché comunque insieme a Tony Longo è nel gruppo immediatamente, il primo gruppo inseguitore. Quest'inverno ad Albosaggia, al campionato italiano a squadre, ho proprio trovato Andrea Righettini e abbiamo partecipato insieme a questa manifestazione, quindi anche lui non disdegna di variare un po' la sua preparazione durante l'inverno. Albosaggia, posto di campioni dello sci alpinismo, così come Madonna di Campiglio negli ultimi anni ha sempre ospitato le finali di Coppa del Mondo proprio dello sci alpinismo. Intanto vediamo che si è portato secondo dietro al compagno di squadra Tony Longo, eccolo qui in quadrato con il numero 2. Allora guida Jacopo Billi col 9, poi Tony Longo con il numero 2, due atleti della Sodal Lee Coogan MTB Racing Team, e terzo e ora Andrea Righettini con il numero 1 Olympia Factory Team. Dunque Righettini è scivolato indietro di una posizione, si guarda anche le spalle per evitare eventuali problemi. Quindi primo Jacopo Billi, secondo Tony Longo, terzo Andrea Righettini allo stato attuale. Alessandro. Sì, la situazione è cambiata, vediamo Righettini un attimino più in difficoltà rispetto a prima, e infatti ha perso le ruote di Tony Longo, però sempre molto molto combattivo. Assolutamente, un Righettini che, come ricordavamo, ha vinto l'edizione 2019 in 3 ore e 02, mentre Claudia Peretti ha vinto l'edizione 2019 in 3 ore e 44. Nel 2018 successo di José Díaz di MT Racing Team davanti a e anche della compagna di club Grete Steinberg. Nel 2017 vittoria di Samuele Porro e al femminile di Simona Mazzucotelli. Questo per ripercorrere un pochino l'Albo d'Oro, anche se ricordiamo non è fittissimo perché come si diceva, la prima edizione della Dolomitica Brenta Bike è andata in scena nel 2014. Qualche applauso ovviamente per i concorrenti della gara. Si sta andando verso il rifugio Graffer sul Grosste, che è il punto più alto di questa Dolomitica Brenta Bike, e qui siamo ancora su Jacopo Billi che sta tenendo ancora la testa della gara. Alessandro. Sì, stiamo arrivando verso le battute finali di questa salita, come dicevo prima, non continua del tutto, ma che comunque porta fino al rifugio Graffer. E quindi adesso inizia a sentirsi anche un attimino l'altitudine, perché
nell'ultimo tratto dallo Spinale si scende un pochettino, ma si resta sempre sopra i 2000 metri, e per poi arrivare al Gran Premio della Montagna più importante, quello dei 2260 metri del rifugio Graffer. E qui vediamo proprio anche gli scenari, lo abbiamo intravisto poco prima che le nostre telecamere si soffermassero su Tony Longo e sulla sua azione, gli scenari fantastici nella zona del Graffer, un Tony Longo che a questo punto mi pare sia balzato al comando davanti a Jacopo Billi e quindi è riuscito a superare il compagno di squadra. Quindi la nuova classifica dice Longo, Billi, Righettini e poi dietro altri concorrenti. Rifugio Graffer su Grosstec è anche il punto obbligato di confluenza di buona parte di quelli che sono gli itinerari. Qui siamo sulla prima donna, Claudia Peretti. Eccola inquadrata, Peretti numero 42, Olympia Factory Team, pronti via, è sempre stata al comando fin dall'inizio di questa gara. Arriva anche la seconda, Chiara Burato, che sta inseguendo al momento Claudia Peretti. Sì, le donne sono ancora questo piccolo bacino artificiale a cui segue un single track che immette proprio sulla salita di cui parlavamo prima con i primi uomini. E quindi per concludere il discorso, dicevamo, per tornare proprio sulla gara marathon al maschile, Grosstec è un punto d'obbligo di confluenza di buona parte degli itinerari che uniscono quella che è la parte centrale con quella che è la parte settentrionale del gruppo di Brenta, che vedete anche splendido in queste immagini, dove ancora c'è la neve. Ricordavamo anche gli sforzi proprio degli organizzatori per far sì che i sentieri fossero liberi per questa gara. Ancora immagini dall'alto sul rifugio Graffer realizzate dall'elicottero, dalla telecamera posta sull'elicottero Graffer, che a quanto pare è stato almeno al momento decisivo per la gara maschile al Gran Premio della Montagna. Infatti Tony Longo arriva per primo negli ultimi 3 chilometri della salita, ha agganciato e superato il compagno di squadra Jacopo Billi e ora sta guidando l'edizione 2021 della Dolomitica Brenta Bike, un Tony Longo che è anche alla ricerca del primo successo stagionale, Alessandro, e questo invece è il secondo, Jacopo Billi. Sì, certo, adesso è finita questa grandissima salita, ma inizia la seconda parte di questa marathon. Una seconda parte con poco dislivello positivo, ma tantissimo dislivello negativo. E un dislivello che spesso va affrontato con la massima attenzione, perché le discese di questa marathon sono, secondo me, un pelo più difficili della media. Ci sono tantissimi single track e tantissime radici, e oggi siamo stati maggiormente, ancora una volta, fortunati a trovare il percorso perfettamente asciutto in discesa. E intanto sta arrivando anche il numero uno, il vincitore dell'ultima edizione della Dolomitica, quella del 2019, Andrea Righettini, un po' più in difficoltà rispetto forse ai due della Lotto Soudal, Longo primo e poi Jacopo Billi, che sono passati, sono scollinati al Graffer come primo e secondo. La seconda parte di gara caratterizzata da tanti single tracks particolarmente tecnici. Qui al femminile sta premiando al momento la Peretti, che ha alle sue spalle Deborah Piana, che a sua volta aveva superato la Burato, e qui ancora quindi su Peretti, che sta guidando senza nessun problema, almeno apparente, almeno fino a questo momento, la gara femminile per quanto riguarda la settima edizione della Dolomitica Brenta Bike in quella di Pinzolo. Siamo in Val Rendena, Trentino. Eccola qui Deborah Piana che segue la Peretti, Claudia Peretti, che sta comandando al momento la gara al femminile. Alessandro. Bellissime immagini queste, un altro passaggio tecnico che terminerà con una rampa molto più ripida, ma in cui vedo che anche le prime donne se la cavano veramente in maniera egregia.
Eccoci qua, allora, con le ragazze, passa anche la terza, Chiara Buratto. Ricordiamo, allora, dal 2014 che va in scena questa gara, la prima edizione la vinse Luca Braidò, gruppo sportivo forestale, e la vinse anche Lorena Zocca, dunque Braidò Zocca. Per quanto riguarda i primi nomi scritti in questo albo d'oro, abbastanza recente, ricordiamo ovviamente che nel 2020 la gara non è andata in scena a causa pandemia, e questo un pezzo di tracciato dove chi non è proprio agonista deve scendere e spingere. Sinceramente qui credo che quasi tutti debbano spingere, anche prima, adesso era la rampa a cui mi riferivo un attimo fa, e non abbiamo visto il passaggio di Longo, di Billy e di Righettini, però credo che quelle pendenze con un fondo così complicato mettano in difficoltà chiunque. Claudia Peretti qui intanto scortata da altri tre ragazzi che sta affrontando la gara nel migliore dei modi, poi Deborah Piana che rimane sempre in seconda posizione per quanto riguarda la gara delle ladies, dunque Peretti, Piana e terza, l'abbiamo vista in precedenza, inquadrata dalle nostre telecamere, la Burato per quanto riguarda appunto la gara femminile. Intanto gli impianti girano, lo vedete, qui siamo ancora su Claudia Peretti con il numero 42 che sta affrontando al meglio la sua gara. Olympia Factory Team, la stessa squadra di Andrea Righettini, e le vediamo, insomma, la stessa maglia ovviamente verde fluo per quanto riguarda anche Claudia Peretti, che sta facendo davvero una grande gara, Alessandro. Sì, e tutta la squadra sta dominando il Trentino Mountain Bike. Io penso che al termine di questa manifestazione entrambi vestiranno ancora la maglia di leader rispettivamente maschile e femminile. Sì, il circuito trentino di mountain bike ha in programma, lo ricordiamo, 4 gare che vanno in scena da giugno a settembre in alcune delle località più belle della provincia. Vedete, come qui sul Brenta, la prima tappa l'avete già seguita su Rai Sport, proprio in nostra compagnia, mia e di Alessandro, a 100 km dei Forti, organizzata nel paesaggio dell'Alpe Cimbra. A seguire questa Dolomitica Brenta Bike, la gara che state seguendo proprio in questo preciso momento. Bisognerà poi aspettare a fine luglio e precisamente domenica 25 per vivere invece la 3T Bike Marathon, terza tappa di questo Challenge Trentino a Telve Valsugana, gara che si farà in due per meglio apprezzare il paesaggio dell'Agora. A chiudere la stagione delle ruote grasse in Trentino sarà l'appuntamento in Valle di Non a Cavareno il 26 settembre con la Val di Non Bike, col percorso che porterà i concorrenti ad affrontare il Giro delle Malghe e con la vigilia della gara dedicata al raduno di e-bike che stanno sempre più prendendo il largo. Intanto siamo nel tratto in discesa, Alessandro. Sì, dal rifugio Graffer si scende dapprima velocemente lungo una pista da sci facendo solo attenzione alle canalette di scolo, e poi si inizia questo, il primo di tantissimi single track che qui possiamo vedere dall'alto, veramente sempre immagini che per chi è appassionato sono molto molto coinvolgenti. E allora abbiamo Longo lì davanti, Tony Longo davanti al compagno di squadra Jacopo Billi, il duo della Sodal Likugan MTB Racing Team, e poi più dietro gli inseguitori Andrea Righettini, Olympia Factory Team, che sta seguendo la coppia Longo Billi per cercare di ricucire se c'è possibilità. Tanta velocità ed anche tanta determinazione nel cercare di cogliere un risultato importante per questi atleti, tratto finale che è spinto veramente al limite per guadagnare il più possibile. Sì, dopo il passaggio sulla statale del Passo Campo Carlo Magno, prima di passare di nuovo per un secondo passaggio a Madonna di Campiglio, c'è questo tratto dove bisogna comunque ricominciare a pedalare in salita, e per alcuni tratti anche facendo parecchia fatica perché le pendenze sono sostenute. Dopodiché in queste immagini vediamo un tratto tra le piste da sci
un attimino più pianeggiante, ma è solo, come dire, una piccola pausa, ecco, perché dopo si scende in maniera molto più decisa e bisogna fare molta attenzione. Eh sì, e Tony Longo allora si presenta spolverandosi la maglietta da solo sul traguardo, va a centrare quel primo successo che cercava Tony Longo, classe 84, sodal Likugan MTB Racing Team, chiude in 2 ore 52.03 davanti ad Andrea Righettini, che nel frattempo ha guadagnato la seconda posizione, il ragazzo dell'Olympia Factory Team, 2.59.18 il tempo di Andrea Righettini, che è stato davvero molto molto bravo poi a rientrare e a portarsi in seconda posizione. Arriva anche Jacopo Billi, l'altro ragazzo della Soudal, Lotto Soudal, classe 94, chiude in 3 ore 00 37. Va detto che c'è stato anche un bel gesto, perché a un certo punto Righettini ha aiutato Jacopo Billi, che aveva forato, a non perdere il podio, possiamo dire, no? Perché gli ha dato una mano a riaggiustare il mezzo, e quindi Jacopo Billi, che è stato a lungo primo, ha rischiato di perdere anche il podio, ma grazie all'aiuto di Righettini è comunque riuscito a chiudere in terza posizione. Quindi podio della Marathon al maschile: Tony Longo, Andrea Righettini, Jacopo Billi. Abbiamo visto passare anche le prime due ragazze, Claudia Peretti, che sta sempre comandando davanti a Deborah Piana, che è inquadrata in questo momento dalle nostre telecamere, e per Claudia Peretti non penso ci siano grossi problemi, anche se in realtà Deborah Piana si è un po' avvicinata alla battistrada. Sì, i sentieri che precedono l'arrivo mettono a dura prova il biker, ma anche il mezzo, quindi bisogna stare molto attenti a non forare, perché può succedere, e sicuramente le forcelle lavorano parecchio. Ma arriva Claudia Peretti, nessun problema allora per lei, va a prendersi questa vittoria della gara femminile, arriva per prima bissando il successo di 2 anni fa Claudia Peretti, e chiude con un ottimo tempo, 3 ore 36.00, quindi davvero un buon tempo per Claudia Peretti. Alle sue spalle arriva invece Deborah Piana in 3.37.14 il tempo, quindi un primo e 14 di ritardo di Deborah Piana rispetto a Claudia Peretti, che è andata ad aggiudicarsi l'edizione 2021 della Dolomitica Brenta Bike. Arriva anche la terza, Chiara Burato, che ha terminato la sua prova in 3.38.05, quindi abbiamo anche il podio al femminile con Claudia Peretti prima, Deborah Piana seconda e Chiara Burato terza. Questo è il podio maschile: Tony Longo, Andrea Righettini, Jacopo Billi, e abbiamo detto di quello femminile che vedremo fra poco, Claudia Peretti, Deborah Piana e Chiara Burato. E poi andremo a sentire anche le interviste ovviamente ai protagonisti, eccola qua, sorridente Claudia Peretti, le interviste ai protagonisti di questa lunga e interessante giornata. Sentiamo. Sapevo che era impegnativa e molto lunga arrivare in cima fino al rifugio Graffera, 2200 metri, quindi mi sono gestito bene all'inizio e c'era in fuga il mio compagno Billy. Poi l'ho raggiunto nel finale e ho visto subito che ne avevo di più, avevo paura del rientro in discesa di Righettini, quindi ho tirato dritto, ho fatto il mio passo in salita e mi sono gestito bene in discesa. È andata bene, dai, prima vittoria stagionale qua nel mio Trentino, sono contento. Nella discesa sono riuscito a rimontare quello che avevo perso, parte di quello che avevo perso, perché da terzo sono riuscito a arrivare secondo, anche grazie a un guasto meccanico del mio avversario. E è stato bello, è una gara sempre molto emozionante, bellissima, organizzazione top. La gara è stata molto dura, io ho cercato di fare la differenza subito andando via sulla prima salita, però poi alla fine della salita lunga, un po' prima del rifugio, c'era Chiara che mi era molto vicina, allora ho dato tutto in discesa per prendere più vantaggio possibile e alla fine sono riuscita a concludere per prima. È stata una gara veramente gestita, nel senso che è una gara che 29 km arrivi al Graffer ed è praticamente quasi tutta salita, quindi io ho cercato di gestirla un po' col mio passo, cercando di non farmele sfuggire.
Ieri ho provato la discesa, sapevo che mi potevo divertire tanto e oggi così è stato ed è stato lì che poi ho superato Chiara Burato e sono arrivata seconda all'arrivo. Tempi pazzeschi, atleti pazzeschi che hanno entusiasmato tutti qua nel parterre e hanno aperto il cuore a tutti quanti, veramente una bella edizione della Dolomitica. Nel mio staff fortunatamente ho dentro gente che lo fa col cuore, che segue il percorso come se fosse il giardino di casa sua. Tagliano, spostano i sassi, tagliano le radici, lo curiamo tutti gli anni facciamo qualcosa di nuovo perché ci teniamo a dare un prodotto che è la bicicletta, che sia sempre più bello e sempre migliore, ma non solo per gli atleti che hanno partecipato oggi alla gara, ma lo curiamo tutto l'anno anche per i turisti che possono ammirare le Dolomiti di Brenta in questo posto fantastico. Dolomiti di Brenta, posto fantastico, dice l'organizzatore. È così, Tony Longo allora va a vincere 2:52.03, 2:59.18 per un bravissimo Andrea Righettini. Terzo il compagno di squadra di Longo, Jacopo Billi, a Longo in testa, 3:00. Peretti prima, 3:36.00. Deborah Piana seconda, 3:37.14, 3:38.05. Invece il tempo di Chiara Burato. Toccoli ha vinto Zaccaria Toccoli la gara classic 44 km 1400 metri di dislivello. Olga Camedda ha vinto la classic femminile. Siamo in chiusura, grazie Alessandro Forni per essere stato ancora una volta qui al mio fianco. Grazie a voi e spero di esserci anche per Telve. Assolutamente sì. Allora ricordo un'ultima cosa, classifica del circuito Trentino Mountain Bike, guidano Claudia Peretti e Andrea Righettini. È davvero tutto, gentili telespettatori, grazie per essere stati con noi con la 7ª edizione della Dolomitica Brenta Bike. A risentirci, arrivederci.